Ciao a tutti e bentornati con un'altra su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Il Capitano è Morto, tradotto in italiano addirittura il titolo, perché il titolo originale sarebbe The Captain is Dead. Ed è un gioco che fa un pochino il verso a tutta quella che è le serie TV sci-fi, che può essere uno Star Trek o che altro. Si ispira molto, secondo me, come a Star Trek, alla serie classica, anche vedendo qua. È un gioco di cui non so dire ancora il prezzo, perché uscirà nella data stellare 2021.32, che dovrebbe corrispondere al 1° di febbraio. Sembra essere molto una parodia di questo tipo di giochi. Ci vediamo questo tutorial e poi inizieremo magari una partitina. Che cosa è fondamentalmente questo gioco? Beh, come dice Steam, immaginatevi la vostra serie TV sci-fi preferita. Ultimi 10 minuti il capitano muore, ecco, poi dovremmo evitare tutto questo. Iniziamo comunque il tutorial, così vediamo un attimino come funziona. È un gioco molto casinista, lo si capisce anche dal volume molto alto. E ci spiegherà i fondamenti su come non perdere la partita. È fatto in modo molto divertente. Povero Shock umano, non sei ancora pronto per tutto questo pericolo. Se solo avessi a disposizione un mago intergalattico e onnipotente come me per insegnarti le basi. Oh, va bene, allora, ti aiuto. Sembra che la tua astronave si sia rotta. Santo cielo, se vuoi uscire vivo da qui, il tuo obiettivo primario, probabilmente, dovrebbe essere quello di riparare il nucleo a curvatura. Ecco, è una scritta enorme che faccio fatica anche a leggerla. Allora, è un gioco giocabile in co-op sullo stesso schermo, non online, se no in single player. C'è un allarme giallo. Ha rilevata nave ostile. Pronti ad intervenire in caso di danno. Una misteriosa astronave aliena. Com'è intrigante. Stai per sperimentare il tuo primo allarme. Che gioia. Anche se probabilmente dovrei avvertirti. Gli allarmi sono cattivi. Sarà tutto così a questo tutorial, ve lo dico. Ok. Lancia dei caccia. Caccia alieno in arrivo, potenziale d'attacco aumentato del 10. Hanno lanciato i caccia, che carini, sicuramente una bazzeccola, così non potrà rappresentare mai una minaccia per una grande astronave stellare di lusso come la tua. Le astronavi aliene sono cattive. Bene. Poi una figata, perché poi lo vedremo tutte le parti della nave. Sensori interni offline. Bene bene, i sistemi della tua astronave sembrano un po' fragili. Probabilmente sarebbe il caso di ripararli il prima possibile, se ci tieni a restare vivo. I danni al sistema sono cattivi. Giusto così per chiarirci ulteriormente le idee. Ma non è finita. Aumento di gravità rilevato. Gravità birichina, non ti devi preoccupare di questa vecchia banale anomalia. Hai un teletrasporto di lusso per svignartela con l'astronave. Speriamo solo che rimanga funzionante, o altrimenti le anomalie sono cattive. La premessa è senz'altro interessante. Intrusi alieni rilevati nell'armeria. Che scortesi. Quegli alieni hanno appena sparato in faccia al tuo soldato. Dovrà recarsi in infermeria per farsi visitare. Il peggio è se più di 12 alieni salgono a bordo della tua astronave. Sei morto. Sì. Più di 12 alieni, sei morto. Quindi, siamo ampiamente sotto attacco. Scudi al 70%. La tua astronave sta prendendo fuoco. Guarda, e guarda, il caccia di prima. Un altro grattacapo a cui pensare. Che seccatura. Meglio assicurarsi che gli scudi non scendano a livello 0, altrimenti, ovviamente, sei morto. Mi rendo conto che tutto questo possa essere troppo da comprendere per la tua piccola mente umana. Facciamo un riepilogo. Più di 12 alieni, morto. Scudi distrutti, morto. Nucleo curvatura al 100%, vivi. Capito? Ora avanti con la distruzione. Sì, è proprio una replica di una sorta di Enterprise con dei cannoni. Sembra che gli altri allarmi siano in arrivo e possono davvero mettere in pericolo il tuo equipaggio. Torneremo da loro più tardi, perché la prima cosa, vabbè, dobbiamo conoscere la nostra astronave.
Eccola qua. Su su, tranquillo, prendete il tempo necessario per valutare la situazione. Clicca e tieni premuto quei piccoli pulsanti al lato dello schermo per ispezionare i tuoi sistemi. Ok, adesso vi faccio vedere questo che è una figata assoluta. Perché quando tenete premuto, inquadra la parte della nave con gli allarmi. Gli scanner esterni rivelano i prossimi due allarmi. Come dite voi umani, sì, sempre pronto, pronto a morire. Sto ancora usando la mia voce interiore, vero? Qua ci dice sovraccarico teletrasporto e sovraccarico scanner. Interessante, andiamo a vedere gli scudi. Sì, sì, gli scudi, vedete qua il livello degli scudi, quanto siamo coperti, con anche la grafica proprio vista come fosse un computer della nave. Ok, andiamo avanti. Comunicazione, pannelli di comunicazione con tutte le comunicazioni, trasferimento di abilità a distanza. Permette la comunicazione tra membri dell'equipaggio, la conoscenza e il potere, dopo tutto. Ok, diario di bordo, quello classico. Almeno il capitano ti ha lasciato qualche ottimo piano di guerra nel suo diario di bordo. Potrebbe salvarti la pelle, quindi ti consiglierei di sfruttarli il più possibile. Tanto a lui non serviranno. Sì, perché il capitano è morto, quindi possiamo scansionare, vedere il diario di bordo, i piani rimanenti. Sembra abbastanza complesso il gioco, eh? Tubo lanciasi lui, eccoli qua. Come tipico della vostra specie essere aggressivi, chi l'avrebbe detto? Di nuovo quel caccia, perché non dimostri la tua superiorità facendo saltare in aria con un siluro? Sì. La sicurezza è molto interessante perché ci permette di mostrare tutta la nave con i vari punti magari in cui si sono infiltrati dei... gli alieni, insomma, dove sono, li possiamo vedere dalla sicurezza. Questa è la CPU e i sensori. Un computer usa la CPU per collezionare abilità. Il tuo equipaggio avrà bisogno di queste per fare altre le cose. I sensori interni ti permettono di rilevare 3 abilità successive, a patto che questi siano online, si intende. La stiva di carico è la classica stiva. Perché questi esseri umani non si ossessionati con i giocattoli, questa stiva di carico è piena di attrezzi ad altre tecnologie e pratiche abilità che possono aiutare o meno a salvare il tuo sciagurato equipaggio. Va bene. Andiamo avanti, l'infermeria, figata, dove vediamo tutti i soldati, lo stato dell'equipaggio, ce n'è uno colpito, uno ferito, uno cyborg nominale e un altro colpito, ok? Questa è la piattaforma di aggiornamento, possiamo potenziare i sensori, potenziare gli scudi, aggiornare la nave, insomma, lo facciamo qua, anche a missione in corso. La ricerca delle anomalie, possiamo analizzare le anomalie e indagarci sopra. Il teletrasporto invece permette di spostarsi a bordo velocemente, il trasferimento a remoto di attrezzi. Ok, e qua abbiamo il famigerato nucleo a curvature. Fallo salire al 100% se vuoi vivere. Potrei aggiustartelo io con uno schiocco di dita, ma non lo farò. Ma chi è Q che parla? Va bene, a posto, fatto. Capo ingegnere. Vediamo. Chi è questo qui? Capo ingegnere. Sembra importante. Diamo un'occhiata più da vicino alle sue statistiche. Allora. Questi sono i punti azione. Usali per fare cose. Il rango, l'ordine dell'equipaggio, quanti oggetti puoi portare in giro. Interessante, interessantissimo, perché è proprio strutturato come un gioco da tavolo. I selfie, non solo per contemplare la tua bellezza, mostra anche quali effetti negativi hai. Inventario, ok. Allora, se fai attenzione al diagramma qui sopra, noterai che il capo qui ha 4 azioni da spendere. E non una, ma bensì 2 sconti ingegneria. Quindi fanne buon uso. Ok, sconti, eccolo qua. Abilità gratuite sempre attive, perché queste sono le abilità, queste sono quelle gratuite che in teoria non dovrebbero portarci via un'azione. Per un'azione i membri dell'equipaggio possono spostarsi fino a 2 stanze, colpire un alieno ostile, accompagnare un membro dell'equipaggio in una stanza, dare un oggetto a un membro dell'equipaggio vicino e ricevere un oggetto. Ah, ok, queste le puoi fare anche da ferito e queste no, ok. E per questo ovviamente ci deve essere un alieno nella stanza. Ma è una figata! Errore mio, mon ami. C'è solo un ultimo noioso diagramma prima di cominciare. Qui ci sono le mosse base che puoi fare solo con le azioni. Ok, queste le abbiamo appena lette. Niente più diagrammi d'ora in poi, lo prometto. Spendiamo una di quelle belle azioni per portare il capo alla stiva di carico. Basta cliccare sulla stanza per teletrasportarsi proprio lì.
Ok, noi abbiamo lui, dov'è la stiva di carico? Sarà, questo è il nucleo di curvatura. Dov'è la stiva di carico? Ah, eccola là, quella blu. È qua. Ce lo dice infatti che anche la freccia c'è. Quindi, il nostro amico dov'è? Vabbè, clicchiamo qui. Ok, si teletrasporta lì. Il tuo equipaggio userà sempre il teletrasporto, fin tanto che sarà online. Ora clicca la stiva di carico e prendi qualche bel gadget. Quindi clicchiamo sulla stiva di carico, quindi consumando un'azione potremo prendere oggetti. Che scelta di gadget? Ognuno può essere usato due volte, con un effetto diverso. Se vuoi riparare il nucleo curvatura, perché non prendi la fiamma? Ah, eccola qua, fiamma. Ripara per due ingegneria. Fiamma B, ripara. Ok. Telecomando, usa il teletrasporto gratis. Mamma mia, non sarà impossibile vederlo tutto questo gioco. Ok, abbiamo preso un oggetto e completiamo. Quindi a questo punto ci restano due azioni, perché abbiamo fatto il teletrasporto e raccolto un oggetto. Dovremmo tutto il necessario per riparare il nucleo. Ora basta cliccare ingegneria per tornare indietro. Ma io voglio andare. Sì, infatti andiamo in ingegneria. Abbiamo ancora un'azione. Clicca sul nucleo curvatura, che è qui. Ok, tecnicamente è imbarazzante, anche con lo sconto ingegneria del capo non siamo abbastanza, non abbiamo abbastanza abilità. Aspetta, clicca sulla fiamma per accenderla. Ok, spendi due di ingegneria con effetto di una riparazione. Abbiamo due di ingegneria noi. Quindi sì, ripara. Ok, cicli necessari. Mamma mia, è complessissimo. Ok, stiamo riparando. Non pensavi che sarebbe stato così facile, vero? Il nucleo deve essere al 100% perché la tua astronave possa partire. Sfortunatamente il capo non ha più alcuna azione, quindi è il momento di porre fine alla tua fase. Ok. Ok, abbiamo fermato la nostra caduta verso l'esplosione. Griglia di alimentazione instabile, sovraccarico del sistema imminente. Te l'ho già detto che ci sarebbero stati altri allarmi? Il tuo teletrasporto esploderà. E ricordati di quell'anomalia di prima, che okay, sta prenderti la vita molto difficile. Sì, alla gravità, infatti. Aia, questo è un classico. Sovraccarico scanner, gli scanner esterni andranno offline. Colpo diretto, 30% di danni agli scudi, ok. Soldato, ok. Povero capo, ha riparato il nucleo e tutto quello che ha ottenuto è stata una scossa elettrica nel di dietro. Speriamo che il soldato vada un po' meglio, esattamente dove deve essere. Clicca sull'armeria per ingrandire. Questa è l'armeria, clicco per ingrandire. Ok, dovremmo prendere degli oggetti. Quegli alieni scortesi hanno maltrattato la nostra ragazza. Forse può utilizzare la stazione di sicurezza per vendicarsi. Ok, qual è la stazione di sicurezza? È questa. Ho dimenticato di dirtelo, non puoi fare niente se ci sono alieni nella stanza. Infatti le tue opzioni qui sono limitate a teletrasportati via come un codardo o B, prendere tutti a pugni in faccia. L'opzione B è la specialità del soldato. Proviamola. Quindi io clicco su di lui. Ok. Giustizia è servita. Non c'è niente più pericoloso di un membro dell'equipaggio ferito. Purtroppo non è ancora possibile utilizzare alcun sistema perché il soldato è ferito. Quindi portiamola in infermeria. Quindi vai in infermeria. Ah, teletrasporto offline. Quindi ha camminato, ok, ci sono volute molte più azioni del normale, due azioni ha fatto fuori per arrivarci perché non andava al teletrasporto, quindi l'ha fatta a piedi perché la gravità era più alta, ok. Seleziona una stazione di traumatologia. Seleziona un membro dell'equipaggio, cura. È uno spettacolo sto gioco. Di nuovo in azione. Sì, devo dire una cosa, poi magari in video non lo si noterà, ma c'è un volume veramente, un insieme di voci che è veramente fastidioso. Fastidioso
Infatti abbasserò tutto il prima possibile, i volumi al minimo. Eccoti qui, tutto intero, potresti voler controllare gli scanner esterni prima di porre fine al tuo turno. Ho la brutta sensazione che stiamo per esplodere. Una scansione fatta per tempo ne salva 9, come si suol dire. Quindi finisco il turno. Odio dire te l'avevo detto, se solo ci fosse qualcosa da fare, ma c'è. Con lo scontro soldato di comando hai abbastanza abilità per superare l'allarme. Normalmente dovresti fare in fretta, ma ho fermato il tempo così non devi preoccuparti di quel fastidioso conto alla rovescia. Ok, quindi... La tua prontezza di riflesso ha salvato gli scanner. Boh, qua sarà da approfondire. Mi ricorda molto anche giochi tipo Armello piuttosto che For the King. Ah, adesso abbiamo il cyborg. Sono 4 i membri dell'equipaggio. Un organismo con un po' più di vita. Quell'aumento di gravità è piuttosto stancante. Non trovi? Meno male che il cyborg è immune. Sì, perché è un robot. Facciamo scienza a tutto tondo con quell'anomalia. Andiamo al nucleo CPU, che è qui. Laboratorio scientifico. Nucleo CPU dov'è? Ah, è qua, ok. Lui ci va, a piedi ovviamente, perché la gravità del teletrasporto non va. Computer è il posto migliore per ottenere le abilità, ma santo cielo, ne contiene solo 12 di ogni tipo e questo non è neanche lontanamente sufficiente per riparare il nucleo, niente panico. La CPU riciclerà le abilità usate quando è vuota, come una sorta di carte pescate, allora. Diamo un'occhiata. I tuoi sensori interni sono fuori uso, potresti tentare di prendere un'abilità random dal computer, ma perché rischiare? Facciamo che ripari i sensori con la bella abilità tattica rossa che ti vedo in tasca. Che sarebbe questa? Ah sì, ok. Vedete, ha usato l'abilità rossa. Se no qua possiamo pescarne una a caso, ma era un rischio. Ne avevamo una per poter riparare i sensori, l'abbiamo fatto. Così va meglio, meglio non lasciare le cose al caso, no. Per liberarci da quelle fastidiose anomalie ci serve scienza. Forza, prendila dai sensori e andiamo. Quindi praticamente noi possiamo prendere scienza. Ah, abbiamo pescato praticamente una carta scienza direttamente da qui. Esci. E ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare qui, laboratorio scientifico. Prima che salti fuori un'altra abilità. Cioè, in sintesi, senza teletrasporto può fare a ogni azione due stanze. Potresti spendere tutte quelle adorabili abilità scienza in un vistoso aggiornamento di sistema invece. È un peccato tu abbia cose più importanti di cui preoccuparti. Indossa il tuo camice e seleziona stazione di ricerca. Ok. Seleziona un'anomalia attiva da indagare. Questa. Ricerca 4. Ne abbiamo esattamente 4, quindi ricerchiamo. Ok, tutto tornato alla normalità. Abbiamo studiato e compensato a quelle anomalie. Ora fai fuori l'equipaggio e prendi il comando della nave. Scherzavo, e comunque hai finito le azioni. Mettiamo fine a tutto. E ora andremo a fare l'ultimo membro dell'equipaggio. Le astronavi nemiche stanno attaccando di nuovo. Quel caccia di nuovo. Spero davvero che questo tutorial parli dei siluri. Spoiler, non lo fa. Ok. Ok. Scanner. Sovraccarico nucleo. Sovraccarico siluri. Il consigliere. Questa è vestita come la barista di The Next Generation. Bene, salve consigliere, bello quel cappello, ci siamo già incontrati. Ah, vedo che la sua abilità speciale le ha già dato un'azione in più solo perché il soldato è vicino. Ma prima di usarla controlliamo gli scudi. Vediamo gli scudi. 40%. Non va bene. Abilità tattica per ripararli, ora ad accendere il sistema di comunicazione. Andiamo su comunicazione. Vediamo un po' chi ha una di quelle utili abilità tattiche rosse. Beh, che fortuna, il nostro caro capo ne ha una di riserva.
il capo. Torna alla vista principale, cliccala per iniziare lo scambio. Cioè? Allora, devo cliccare sul capo, che è qui. Scambia. E dobbiamo prenderci un'abilità rossa. Scambia. E praticamente ci prendiamo un'abilità rossa. Ok, una, in un'azione. Ok. Ora dobbiamo andare al ponte. Andiamo al ponte. E ci dobbiamo andare a piedi. Bene, bene, questa sì che è una serie dell'aspetto confortevole. Cosa stavamo facendo? Sì, riparare gli scudi. Non vogliamo che smettano di funzionare, ok? Ok, dovremmo usare le due carte a sto punto. Ripara, vedete, ce ne servono due, quindi ce ne siamo fatti dare una dal nostro capo. Gli scudi sembrano reggere, li stiamo ricaricando un pochino. Ben fatto. Premi fine e chiudiamola qui. Va bene. E torneremo dall'inizio adesso con il capo. Ho come la sensazione di aver dimenticato qualcosa di importante. Vediamo. Più di 12 alieni, sei morto. Scudi a livello 0, sei morto. Aspetta un attimo, ce l'ho. Allarme rosso. Breccia nel campo di contenimento nella curvatura. Allarme rosso. Una volta passati quelli un po' noiosi tipo il giallo e l'arancione, arrivano i problemi veri. Ne basta solo uno per causarti la morte istantanea. Ah, come quello lì. Ok. Ah, ok. E sta perdendo potenza al nucleo. Ok. Smetti di lamentarti, nello spazio nessuno può sentirti piagnucolare. Questa è una citazione di Dead Space. Hai appena imparato una lezione importante. Il cosmo è un posto pericoloso e ti vuole davvero morto. Infatti dovrai impegnarti molto duramente per evitare di finire come Mon Capitaine. Ah, ma è Q allora che sta parlando. È una sorta di Q, Mon Capitaine. Citazioni per appassionati di Star Trek. Così va meglio, ho spostato la timeline ma prima che iniziassimo. Ok, non esitare a far saltare in aria l'astronave per conto tuo stavolta. Ci vediamo in giro, sono rimasto proprio colpito letteralmente. Ok, vediamo adesso cosa possiamo fare. Possiamo iniziare una nuova partita. Allora, che dire, io non la inizio nemmeno la partita, ma attendo un vostro feedback se vi interessa vedere effettivamente, dato che ho trovato abbastanza cacciarone come gioco questo. Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi va di, insomma, iniziare con un secondo video, una partita dall'inizio. Fatemi sapere, alla prossima, ciao ciao.